Luis Mentis non guadagna, non perde, sempre sospeso tra i 45 secondi di distacco verso Lutsenko e i 20 secondi di vantaggio sul leader Fisher Black. Sicuramente Mentis ha un po' più di difficoltà nell'impostare le curve, mani alte, un po' più rigido, però diciamo che nei tratti dove pedala la sua azione è ancora redditizia. Ultimi 5 km per Lutsenko. L'abbiamo detto, il traguardo è in leggera pendenza e il fondo in pietra lavica. Solo in caso di pioggia avrebbe potuto complicare il discorso, ma oggi la pietra lavica diventa molto scivolosa. Ma oggi splende il sole su Giarre e quindi Lutsenko non dovrebbe trovare particolari difficoltà, a maggior ragione se poi dovesse arrivare in solitaria, difendendo quindi il vantaggio di oltre 40 secondi su Luis Mentis, che adesso, solo adesso, supera il cartello dei 5 km dal traguardo. Stanchissimo Maika. Sì, ha dato davvero tanto. Anche una benda sulla gamba sinistra del polacco, rimediata nei giorni scorsi. Sì, hanno sempre una ventina di secondi su Mentis. Ormai 5 è imprendibile. È già entrato nel comune di Giarre Alexei Lutsenko, famoso per le sue meraviglie barocche, famoso anche per uno degli esperimenti artistici più interessanti degli ultimi anni, il parco dell'incompiuto siciliano, un parco che vuole aiutare le persone a riflettere sulle opere incompiute dal dopoguerra a oggi. Ce ne sono alcune qua a Giarre, ce ne sono un po' in tutta Italia, e un collettivo di artisti milanese, Alterazioni Video, ha acceso i riflettori su questa realtà tutta italiana e ha provato a trasformarla in qualcosa di positivo, così come di assolutamente positivo c'è adesso nell'animo, nelle gambe, nella testa di Alexei Lutsenko, che a 3 km dal traguardo vede un rassicurante vantaggio di oltre 40 secondi su Luis Mentis, che prova a stringere i denti e a difendere anche una importante e preziosa seconda posizione. Sì, non solo per la tappa, ma qui Fisher Black è albanese, mentre per i primi due posti sembrano chiusi i giochi con Alexei Lutsenko, che adesso vede la flamme rouge dell'ultimo chilometro. Ha dimostrato di averne semplicemente più degli altri, Lutsenko. Sì, già a metà salita di culmine di Scorciavacca sembrava quello un po' più pimpante, anche cercando di mettere un po' in difficoltà i battistrada, tra cui l'uomo che temeva di più, Damiano Caruso, il corridore di campo. Oggi non è stata una grande giornata per lui e qui cominciano le pietre. Eccole qua, le pavimentazioni in pietra lavica che contraddistinguono il centro storico di Giarre, ma che adesso sono una piacevole musica per Alexei Lutsenko, un sottofondo che lo accompagna al traguardo. Guadagnato ancora qualcosa Lutsenko, come vediamo in grafica. Maika sta facendo l'ultimo grande sforzo perché deve cercare di prendere Mentis, però non sarà facile perché conserva ancora una ventina
20 secondi. Arrivano adesso al passaggio dell'ultimo chilometro, mentre già telecamere fisse, solo telecamere fisse per Alexei Lutsenko, il kazako dell'Astana, che va a vincere la quarta tappa del Giro di Sicilia e va a vincere anche il Giro di Sicilia a 30 anni, una vittoria importantissima per questo atleta dalla grande esperienza e dalla grande tenacia, Alexei Lutsenko. Gli applausi per lui al traguardo di Giarre, vincitore dell'edizione 2023 del Giro di Sicilia. È stato più forte, l'ha dimostrato, ha preso di punto di riferimento Damiano Caruso e ha cercato di metterlo in difficoltà e alla fine ha staccato tutti, ha fatto una bellissima discesa, una parte finale sempre in crescendo, continuando a guadagnare, arriverà all'arrivo sui diretti rivali con più di un minuto. Che arriva dunque secondo sul traguardo di Giarre e in classifica generale. Adesso sarà interessante capire cosa succederà nel gruppetto dei sei. Mentis si volta e registra il suo secondo posto. Qui adesso lo scatto per un posizionamento che può significare anche il gradino più basso del podio in classifica generale. Lancia lo sprint albanese, è stanchissimo Fischer Black. Fischer Black non ne ha, Albanese va con autorevolezza a conquistare questo terzo posto. Ultimo della comitiva Fischer Black, stanchissimo. E solo adesso arriva Rafa Maika, che ha provato in tutti i modi. Ha fatto un lavoro incredibile. A favorire il lavoro del compagno di squadra, che però non ne aveva più. Questo invece il vincitore Alexei Lutsenko, protagonista del Giro di Sicilia 2023. Si prepara l'intervista da vincitore, allora noi lanciamo